Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, vediamo come fare queste ciabattine. La sera prima mi sono preparata il prefermento, eccolo qua, trovate le dosi in descrizione. L'ho coperto e lasciato a temperatura ambiente tutta la notte. La mattina miscelo le farine, i due tipi di farine, vedete la rimacinata e la farina zero, e vado a mettere in autolisi, quindi mi bagno piano piano la farina con una buona parte dell'acqua, diciamo più della metà dell'acqua, della dose di acqua. Ok, quindi procedo, ne metto un po' per volta fino a che la farina non è bella inumidita. Conoscete già il processo dell'autolisi, che aiuta tantissimo la lievitazione, perché la farina inizia a lavorare e a formare già la maglia glutinica. Questa è una ricetta dell'amica Giulia Romeo, che fa parte del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre come me. Quindi ho ripreso la sua ricetta. Anche se poi nel corso poi vi dirò, ho fatto qualche piccola modifica soltanto per questioni di tempo. Allora, continuo a inumidire bene tutta la farina e una volta pronta ho lasciato, vedete, un pochino di acqua, l'ho messa quasi tutta, più della metà sicuramente, copro e la lascio per 2 ore. Dopo 2 ore, eccola qua, ci verso il prefermento e faccio girare un pochino prima di mettere tutto il resto dell'acqua con gli altri ingredienti. La ricetta che trovate sul gruppo è un po' diverse, cioè trovate le dosi diverse perché io sto facendo mezza dose. Questo lo dico per le amiche che sono iscritte al mio canale e sono iscritte anche al gruppo, quindi ho dimezzato la dose. Poi ho fatto un piccolo cambiamento solo per questione di tempo, poi vi dico. Allora, qui sto finendo di mettere l'acqua, vedete piano piano proprio quasi a goccia. Continuo ad incordare e poi metterò il sale e il malto quasi alla fine. Ok. Allora, e qui naturalmente vi faccio vedere la modifica, cioè non è una modifica, è solo questione di tempo. La ricetta prevede che l'impasto sia sul piano di lavoro lasciato scoperto per un'ora e poi fatta la laminazione e poi le pieghe come sto facendo io adesso. Quindi io ho saltato l'ora perché l'ho tenuto soltanto una mezz'oretta così a riposare. E sto facendo direttamente le pieghe slap and fold. Questo per motivi di tempo, perché ho un imprevisto, devo uscire, quindi non potevo lasciare l'impasto sul piano di lavoro, fare la laminazione, che adesso vi dico che cos'è, e quindi sono andata diretta così. Vediamo se mi vengono comunque belle come quelle di Giulia, le ciabattine. Se volete eseguire questa laminazione, praticamente è una sorta di sfogliatura, bisogna allargare bene tutto l'impasto proprio sottile anche con il matterello, piegarlo e ripiegarlo ancora. Io sinceramente non l'ho mai fatta sulle mie ricette, però se volete fatela. E questo è l'impasto lievitato dopo 4 ore all'incirca, regolatevi sempre con la lievitazione. Comunque è raddoppiato, vedete, è cresciuto molto ed è pronto. Adesso lo verso sul piano di lavoro infarinato e
E qui farò due giri di pieghe, ma molto leggere, proprio come dice la ricetta, senza stringere. Qui ve ne farò vedere soltanto una. Vado, metto ancora un po' di farina, non ho la semola, quindi sto mettendo la farina normale, zero. Quindi, come dice la ricetta, piego, diciamo che sono le pieghe a tre, però senza stringere, leggere proprio, leggere così. Chiudo un pochino, ne faccio un'altra e poi procedo subito a formare le ciabattine, le ciabatte. Anzi, io farò delle ciabatte grandi perché mi servono per il mare, per le surgelo. E poi quando devo andare la mattina al mare me le preparo, le schiaccio e via. Quindi ne farò quattro che verranno abbastanza grandine. Però voi se volete sei, perché la dose è quella per sei ciabattine. Come vedete non le tocco perché sono già tutte bollose. È un bell'impasto e penso che ci vorrà, la seconda lievitazione ci vorrà poco. Quindi le sistemo così come dice Giulia su un telo, però va bene anche la carta forno se volete. Ci metto la farina, peccato che non ho la semola, spero che non si attacchino. Il telo lo metto, vedete, in mezzo. Ma che belle che sono, guardate, quella, adesso la copro, c'è una bella bolla, veramente belle. Vediamo come posso coprirle. No, ci metto un altro telo sopra, un canevaccio, dalla parte chiara. Ecco qua. E le copro. Io penso che andava benissimo anche la carta forno sempre con un po' di semola sopra e con la pellicola. Allora, sono passate all'incirca 2 ore, ma nemmeno sono 2 ore, fa caldo e io direi che posso anche infornare. Quindi il tempo di far scaldare il forno a 250, che poi dopo va abbassato subito però. Le ciabattine vanno rigirate, quindi faccio così, io ho preparato la carta forno con la pala, così poi faccio scivolare direttamente sulla teglia calda. Oppure se volete, se avete la pietra. Le aggiusto un pochino e le abbasso. Ok, io ne cuocerò soltanto due perché sono belle grandine e non voglio farle attaccare. Tanto ci vorranno, la ricetta dice 20 minuti, vediamo il tempo che ci vuole. Ho messo uno spruzzo di vapore, soltanto uno al forno, all'inizio. Ok, quando il forno sta a temperatura vado a far scivolare. Quindi, eccole qua. Dopo 5 minuti che stavano dentro, praticamente ho abbassato a 2,30, poi gradualmente 2,20 e 200 per farle venire soltanto appena dorate. Vedete, si sono gonfiate subito, sono molto belle, le vedo molto belle. Eccole qua. Queste sono le ultime due perché ne ho cotte due per volta. Qui naturalmente ho accorciato un pochino i tempi. E ho aperto la prima perché non resistevo anche se era ancora tiepida. Ho lasciato anche a spiffero 10 minuti, come dice la ricetta. E guardate, guardate com'è bella. Guardate l'interno, adesso ve la apro, vedete la prima l'ho aperta. Che buconi che ci sono, ma sono morbidissime, guardate, veramente morbide. Buone, queste con il pomodoro, con un po' di affettato per portare al mare sono speciali. Guardate, bellissima, veramente bella, anche se non ho fatto la laminazione, credo che siano venute molto bene. Ok, bene,
Bene, io ringrazio naturalmente Giulia per averci suggerito questa ricetta. Vi invito naturalmente a farle. Condividete il video, lasciate un like e ciao a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!